Buonasera, chi è presente e chi è a distanza. È il giovedì della scuola prima di Natale, poi avremo un altro incontro proprio a ridosso della fine dell'anno e quindi faremo un po' il punto della situazione e faremo anche un minimo di programmazione per quanto riguarda l'anno prossimo. In questi due incontri di oggi e del prossimo giovedì, che come avete visto è sempre all'insegna dell'eredità e della restituzione attraverso una riconcettualizzazione di concetti che diamo per assodati, appartengono molto spesso al senso comune, raramente al buon senso, e ci portano inevitabilmente alla necessità di porre attenzione a una necessità di rinnovamento rispetto anche alla terminologia. In particolare quella di oggi riguarda il tema della sobrietà e della astinenza che ci porta alle modalità espressive degli stili di vita e dei comportamenti delle persone che molto spesso sono esposte a condizioni ansiogene presenti nella società, tentativi di cercare scorciatoie per trovare lenimento alle proprie sofferenze. E molto spesso quando questo accade siamo invitati ad astenerci e a trovare un senso di sobrietà nella vita. Avete visto anche recentemente un incremento dell'incidenza dei tumori negli ultimi 2 anni, attribuito ipoteticamente agli stili di vita, anche se non si capisce come sia possibile che gli stili di vita nell'arco di 2 anni si siano modificati in maniera così intensa da determinare un'incidenza di un fenomeno che richiede tempi un pochino più lunghi, senza entrare nel merito o della contestazione di questa ipotesi, però indubbiamente gli stili di vita incidono in modo significativo sui processi di tutela e promozione della salute e molto spesso siamo invitati alla moderazione, all'astensione rispetto ad alcune componenti che entrano negli stili di vita, penso all'uso delle sostanze psicoattive legali e illegali, primis naturalmente l'alcol, il tabacco o altre forme comportamentali all'insegna degli stati di autointossicazione a fine gratificante, e questo ci impone, pensate al rapporto con l'informatica, no? Nel senso, ci si può astenere dal telefonino, dal computer, sembra quasi una proposta provocatoria, perché è inimmaginabile che oggi noi possiamo fare a meno del telefonino. Allora, quando individuiamo delle persone, soprattutto nel mondo giovanile, ma anche nel mondo adulto, che sta fisso sul telefonino costantemente e si estranea dalla realtà, pensiamo che siamo di fronte a una patologia da intossicazione da telefonino. E fioriscono anche i programmi clinici, in questo senso, i luoghi della disintossicazione, le cui finalità è porre fine, astenersi a quel comportamento largamente diffuso nella popolazione. E l'astensione diventa in qualche maniera analoga sul piano del significato alla parola sobrietà, cioè diventi sobrio, cioè moderato, ma non è così, perché nel senso comune sobrio si identifica col concetto di moderazione, una persona sobria, noi la rappresentiamo come una persona morigerata, temperante, non incline alle forme di intossicazione, ma qui si apre un altro schema altrettanto importante che della risignificazione. A che cosa noi possiamo applicare questa apparente analogia o dicotomia o addirittura contrapposizione tra astinenza e sobrietà? Ricordo che il professor Rudolin, ad un certo punto, introduce il concetto di sobrietà, ma lo fa cercando di eliminare il concetto di astinenza. Chiaro che nel schema classico del trattamento dell'alcolismo si immagina che l'alcolista non sa controllare il proprio bere e pertanto
La prima consumazione, se ricade nella sua ancestrale abitudine, porterà con sé un seguito disastroso, cioè il primo bicchiere attira tutti gli altri. Dunque, che cosa resta a questa persona? Astenersi. Non è possibile immaginare o pensare che questa persona possa essere educata a un bere che non sia travolgente. E questo fa sì che l'essere sobrio attribuito all'alcolista coincide con l'astinenza. Ma per quale ragione Udoli a un certo punto invita a non parlare più di astinenza, pur perseverando i club nella ritualità del contare i giorni di astinenza? Perché ovviamente contare i giorni di sobrietà diventerebbe un'impresa colossale, perché non abbiamo in realtà una definizione operativa di sobrietà, così come possiamo fare con il concetto di astinenza. Astinenza è sì o no. Sobrietà è un concetto più di natura qualitativa, di sfumature, di posture esistenziali che sfumano in un range di variabilità entro il quale si gioca la dimensione della normalità. Per quale ragione Udoli introduce il superamento del concetto di astinenza, che però continua a persistere nei club, perché le ritualità dei club sono proprio giocate, anche giusto che sia, nel contare i giorni di astinenza. Però poi qualcuno dice: ma io sono sobrio. Ma chi te l'ha detto che sei sobrio? Sei astinente, su questo non c'è nessun dubbio. Ci sono le prove. Sei anche orgoglioso della tua astinenza. Ma non sei sobrio. E come possiamo contare i giorni di sobrietà nella dinamica dei club, dei disturbi, del comportamento? Ma ci sono tante altre forme e sfumature del disagio esistenziale, mentale, che possono portare a riconcettualizzare l'astinenza. Pensate ai disturbi alimentari. Se una persona insiste con uno sciopero della fame prolungato, simbolico, significativo relativamente alla dimensione relazionale di quella persona, dentro il quale si gioca questa modalità di controllo del cibo per controllare la relazione. E questo produce quelle che vengono poi formulate attraverso le diagnosi del disturbo alimentare, che fluttua tra la bulimia e l'anoressia, no? Ma anche l'obesità. Ci si può astenere dal cibo? Ovviamente no. Si può chiedere, siccome c'è un disturbo alimentare, lascia perdere l'alimentazione che fai una vita più serena, no? L'esito sarebbe fatale in tempi abbastanza rapidi. Però a quel punto si può introdurre l'idea, visto che con il cibo tu hai ingaggiato una relazione simmetrica, ti chiedo di contare i giorni di astinenza del tuo delirio di controllo autoreferenziale, autocentrato nei confronti del gioco con il cibo. Che significa ti lasci andare al cibo. Qui apriamo relativamente al cibo scenari veramente inimmaginabili. Consiglio di vedere quella mezz'ora dello spettacolo del monologo dal titolo Gola, che è bellissimo e parla del nostro rapporto con il cibo. Poi ce n'è un altro monologo, no, non è un monologo, sono i due attori, che anche quelli è una dinamica legata a un incidente della strada che poi svela che uno dei due protagonisti è un noto chef radio, cioè quelli che narrano ricette in una trasmissione radio, diventano delle star. E qui entriamo nel culto del cibo. Come ci si può astenere dal culto del cibo? Quali sono i giorni di astinenza che dobbiamo contare? Qual è la matrice attraverso la quale possiamo definire realmente un rapporto sobrio con il cibo, di fronte anche alla presenza di comportamenti alimentari laddove c'è una grande disponibilità di cibo che possono permettersi di fare anche delle scelte radicali, in un senso o nell'altro. Può essere una scelta onnivora, può essere una scelta carnivora,
Unilaterale può essere vegana, può essere fruttana, può essere, non so, Pastariano. pastariana. Questo è interessante. Sono i luoghi nei quali vendono, danno spaghetti, no, pasta, dov'è? Verso Lugano, da quelle parti là. Ronchi di campanile. Riempiono di pasta, no? Vegetariano estremo o moderato. Ecco, rapporto con il cibo. Ma pensiamo anche a qualcosa di diverso dai comportamenti così, di consumo. Siamo di fronte ai comportamenti di consumo, per non parlare poi della tendenza a far soldi con i soldi. Le cripto monete, con le fluttuazioni del mercato, ti metti a giocare, cerchi in qualche maniera di immaginare di poter diventare ricco, poi perdi e a quel punto oppure vai a scommettere, non so, sulle partite di calcio, qualsiasi altra roba. A un certo punto già smetti, astieniti. Ma è possibile astenersi dall'idea di poter diventare ricchi, visto che in questa società è un valore? Soprattutto l'arricchimento con i soldi è diventato un valore perché siamo dominati dall'economia di finanza, per cui è chiaro che di fronte alle leggi dell'economia di finanza, l'immaginario collettivo considera persone di valore quelle che ce ne fanno su questo campo. Sono degli intossicati giocatori di borsa, basta che li guardiate quando si muovono in maniera piuttosto frenetica, no? Adesso hanno il computer, hanno tutte queste robe qua. Frenetica, esattamente come la forma di intossicazione di un nichilista, non c'è nessuna differenza. È uno stato di esaltazione colossale che poi ti può far sprofondare anche nella depressione del giorno dopo dell'alcolista, col mal di testa. Non ti ricordi più che cosa è successo il giorno prima, sei stordito perché hai vissuto questo momento di esaltazione. Ma poi ci sono tutti i temi della salute mentale, quando la tua mente costruisce mondi immaginari, ti chiudi in te stesso, in posizioni autistiche, autocentrate. Da che cosa ti devi astenere? Da quei pensieri che in qualche maniera sembra quasi che tu li stai elaborando, in realtà si sovrappongono. E poi da che cos'altro? Dalle paure, dalle paranoie, da quell'ansia che ti prende, che disturba i tuoi sonni. Da che cosa ti devi astenere? Come puoi vivere la dimensione della sobrietà? Pertanto, in questi incontri di fine anno, rivisitiamo e riconcettualizziamo, poniamo in termini di eredità, che riconsegna la terminologia per rigenerarla in una prospettiva nuova che sia autenticamente ecologico-sociale, antropo-spirituale e quindi, in quanto tale, mai definitiva, ma costantemente evolutiva, ponendo domande da sviluppare e qualche volta magari cercando anche delle risposte, cogliendo però nella risposta una provvisorietà. Dobbiamo ritornare probabilmente ai testi degli anni 70, in primis, che riguardano il tema della salute mentale. Penso ad alcuni testi che vanno assolutamente rivisitati per risignificare i nostri pregiudizi. Penso alla maggioranza deviante, l'istituzione negata, crimini di pace, tanti altri che hanno caratterizzato la radicale riforma psichiatrica del 1978, accompagnata sicuramente da un grande movimento culturale che ha cercato in tutti i modi di destigmatizzare la malattia mentale, la sofferenza esistenziale, delle persone. Questi sono gli elementi sui quali risignificheremo alcuni termini. La prossima via del termine, il prossimo giovedì, sarà il concetto di tolleranza accoglienza. Molto spesso ci sentiamo accoglienti perché tolleranza, ma la tolleranza non necessariamente è un valore. Qualche volta è espressione di una posizione ampiamente presuntuosa. Io ti tollero. Quanto bravo sono talmente democratico, aperto, che riesco anche a tollerarti. Ma questa non è una dimensione dell'accoglienza, questa è una dimensione dell'egocentrismo esasperato.
Questi saranno un po' i temi che poi ci porteranno anche al seminario del 15 di gennaio del 2023 intorno ai temi di vita e natura, con una nuova radicalizzazione del pensiero ecologico, anche grazie agli approfondimenti relativi alle infinite sfumature del vivente su questo pianeta, in particolare per quanto riguarda l'essenza della vita comunitaria emblematicamente e simbolicamente rappresentata dalla vita delle piante. Forse oggi anche la psicologia, immagino anche la medicina, dovrebbe trovare una fonte di conoscenza, di rinnovamento del suo modo di porsi nei confronti della vita e della morte, andando a visitare la grande ricchezza presente nella natura, che parla sostanzialmente il linguaggio di una cognizione che noi, giustamente, cerchiamo di decifrare da una prospettiva antropologica, ma è un questo in realtà dovremmo decentralizzarci rispetto al nostro antropocentrismo per riconsiderare tutte le forme della cura alla luce del rapporto che intercorre tra la vita e la natura, cioè quel modo attraverso il quale noi ritroviamo soddisfazione nel vivere, superiamo il disagio esistenziale, spirituale e mentale che caratterizza il nostro tempo come ogni tempo, ed è sempre una condizione nella quale non si accettano le condizioni date, ma possiamo accettarle solo se siamo capaci di proiettarci verso un processo trasformativo. Questi sono gli elementi sui quali lavoreremo. Approfitto anche della lezione di oggi per mantenere vivo il ricordo di Tiziana Colerotti e vi annuncio fin da subito che il 14 di gennaio, Sabato. sabato pomeriggio alle 16, ci sarà anche un ricordo in ambito religioso, ma ovviamente come sempre aperto a credenti e non credenti, dubbiosi, a chiunque abbia voglia di partecipare e condividere con padre Danilo Salezze, alla parrocchia di Sant'Antonino, nella cappella, dove ci sarà anche per credenti la possibilità dell'Eucaristia, e per gli altri sarà un'occasione anche per mantenere non tanto vivo il ricordo. Certo, non potremo dimenticare, ma noi dobbiamo soprattutto trasmettere alle generazioni che verranno dopo di noi il senso di un impegno emblematicamente rappresentato da ogni singola persona, in particolare nella fattispecie di Tiziana Colerotti. Sarà uno dei primi incontri che faremo, stiamo già predisponendo delle pubblicazioni che daranno una spinta significativa, in particolare nel campo ecologico, da parte del movimento dei Kleber e Evergreen, senza naturalmente trascurare il fatto che noi ci occupiamo di alcologia e di salute mentale, come potrete vedere nel sito che abbiamo in queste settimane costruito e che per i primi di gennaio faremo girare in rete. Ci sarà anche un blog, questo sito, ci sarà materiale, ci saranno. E a quale ciascuno di noi è chiamato a contribuire, anche gli iscritti dei seminari sicuramente troveranno spazio in questo sito, no? Con il tempo potremmo anche immaginare una pubblicazione digitale che raccolga un po' i contributi. Ci sono tante altre cose, ma nel corso delle settimane le andremo a approfondire. Per metà di giugno poi ci sarà anche un convegno nazionale e internazionale, sempre sulla scia del rendere sempre più vitale quanto ci ha lasciato in eredità, che ci ha riconsegnato Tiziana Colerotti, per non museificare quell'esperienza, ma per renderla ancora più profonda e feconda, grazie al suo contributo molto significativo. Sì. Vai tu. Allora, io aggiungo due cose che abbiamo detto oggi e che ritengo siano importanti rispetto a quello che è venuto fuori. Allora,
Siccome abbiamo ripreso in mano un'altra volta la cibernetica dell'io, una teoria dell'alcolismo, ricominciandolo proprio da capo, il secondo sottocapitolo è proprio quello della sobrietà. E a leggerlo nell'ottica di sobrietà e astinenza si fa un po' di confusione, perché effettivamente Gregory Bateson contrappone a intossicazione la parola sobrietà e dice appunto che in qualche modo si corregge una sobrietà sbagliata attraverso un'intossicazione che è un correttivo soggettivamente giusto e in qualche modo la realtà, la sua percezione della sua esistenza è corretta in un modo totalmente soggettivo rispetto a quello che la persona ritiene che sia da correggere in un qualche modo. Però questo non riesce a dirimere molto la questione di sobrietà e astinenza. Allora, si sono presentati un po' due problemi, nel senso che sobrietà e astinenza viaggiano su due binari, secondo me, completamente diversi, nel senso che intossicazione e astinenza sono due facce della stessa medaglia nel discorso anche sistemico bezzoniano, perché in qualche modo sono entrambe fissate su uno stesso oggetto, che è poi l'oggetto correttivo della propria sobrietà errata, sbagliata. In un modo, in un caso appunto c'è una propensione verso l'oggetto, nel caso dell'intossicazione, nel caso dell'astinenza c'è la messa in campo della propria volontà che è incaricata di controllare la tentazione per cercare di mantenerci sulla retta via, andando così poi, come dice Gregory Bateson, a confermare quelle stesse premesse che poi ci portano a fare il primo passo verso l'intossicazione. E l'astinenza invece, la sobrietà invece rispetto a questo dualismo intossicazione-astinenza è tutt'altro, cioè è in qualche modo rivedere proprio le premesse che ci portano a correggere qualcosa nella propria esistenza. Però detta così sembra qualcosa di irraggiungibile effettivamente, nel senso che rivedere quelle premesse che ci portano a quegli stati di ansia, di angoscia, di sofferenza o insomma, chi più ne ha più ne metta rispetto a quello che l'essere umano può produrre in termini di come si soffre. Rivedere quelle premesse, quella organizzazione del nostro comportamento all'interno del mondo è una cosa veramente difficile, molto difficile. E per questo, secondo me, servono i giorni di conta dall'astinenza appunto all'interno del club. Personalmente io la ritengo una cosa molto importante perché in un qualche modo ti fa tenere sempre il timone dalla parte giusta, anche se forse non si raggiungerà mai uno stato di sobrietà, non lo so, si raggiungerà negli ultimi attimi prima di andare, non ne ho la più pallida idea, però in un qualche Soprattutto non lo si racconterà mai. non c'è più neanche la possibilità di raccontarlo a quel punto. Però allo stesso modo quella azione che può sembrare un po' inutile, infatti oggi ci sono state un po' delle rivolte sul fatto che vorrei reintrodurre la conta di giorni a pizza. Rispetto a questo, io penso che la strada per la sobrietà è lastricata di passi di astinenza, da un certo punto di vista, perché in un qualche modo ti mettono un po' nella condizione di poter rivedere che cosa nella tua sobrietà tu stai cercando di correggere attraverso un qualsiasi comportamento. E poi un'altra cosa molto interessante che è venuta fuori, secondo me, è il fatto dell'oggetto stesso della correzione. Cioè, quando si parla di alcol o di droga, di problemi alimentari, di
tutta questa elenco infinito di tassonomie mediche per indicare un qualsiasi problema comportamentale di, tradizionale, un po' il gioco è scontato, nel senso che sono comportamenti che non si devono fare, che in qualche modo la nostra volontà deve controllare. Quando però si tratta di comportamenti che passano sotto traccia, sotto soglia, la cosa diventa un po' più difficile. Per esempio, cioè, a noi sono venuti in mente degli esempi che ci riguardano un po' da vicino. Siccome qua abbiamo anche un ragazzo che va ancora alle scuole superiori, allora, gli abbiamo un po' chiesto anche lui che cosa sente rispetto alle persone che adesso hanno 17-18 anni. Ed effettivamente il sentire è quello di un atteggiamento di isolamento esistenziale nei confronti della vita. E quando una persona si isola socialmente, esistenzialmente, no, non dando problemi di ordine pubblico, a differenza di quanto fa magari una persona che beve o che usa sostanze o che mangia in modo smisurato, non mangia affatto, questa dimostrazione del malessere che passa sotto traccia non fa altro che complessificare ancora di più l'approccio a questo tipo di problemi. Perché se una persona in camera non disturba, l'unica cosa che fa è usare il cellulare o il computer, non provoca nessun danno a niente a nessuno, qualcuno potrebbe dire neanche a se stesso, perché a differenza degli altri comportamenti magari non c'è un danno immediato visibile, non c'è una ricaduta sul fisico, i soldi, però è. A differenza però delle altre cose, la persona sembra star bene, cioè se tu gli porti da mangiare, mangia, se gli porti da bere, beve, e più o meno ascolta anche quello che gli dici. Forse, però pur di rimanere in quella situazione, sicuramente cioè, quel tipo di dimostrazione di sofferenza tende a passare un pochino a livello carsico. E allora, siccome è quello che riguarda i nativi digitali, perché effettivamente, come diceva Giovanni oggi pomeriggio, diceva sì, ma non è che non ci siano cinquantenni, sessantenni, settantenni chiusi in casa, isolati socialmente, che non hanno rapporti sociali. Non è questo. Sicuramente io sono convinta che ci siano, anche perché le occasioni di socialità sono sempre meno poi. Con l'andare avanti dell'età e quindi sempre meno c'è possibilità di conoscere nuove persone e di poter realizzare delle relazioni che non siano già portate avanti da anni e anni, no? Però, diciamo, una caratteristica che hanno i nativi digitali è che questo bisogno di rete e di relazione e banalmente di chiedere aiuto, chiedere un supporto, sentirsi in una rete di relazioni, questo tipo di bisogno viene un po' esorcizzato da quella presenza virtuale che i nativi digitali continuano a portare nelle loro stanze. E questo fa sì che tutto venga un po' ritardato, che anche diciamo, quando magari qualcuno viene qui o si rivolge al club, è perché magari è successo qualcosa di molto evidente, che ha fatto in qualche modo svegliare tutta la famiglia fuori rispetto al fatto che quella persona, quel membro della famiglia ha un problema con una certa sostanza o con un certo comportamento. E non che prima non ci fosse, però a un certo punto c'è un po' questo racconto qui di succede qualcosa e tutti c'è questa un po' situazione di quasi di urgenza, di emergenza. Ecco, invece rispetto a cosa questa cultura sta producendo nelle persone, che cosa passa questa cultura nella sofferenza delle persone, secondo me questo tende ad avvenire sempre meno. Cioè, quando una persona è chiusa in camera e sta al computer oppure, non lo so, sta al cellulare a guardare video su YouTube in continuazione, non fa nulla che possa dare fastidio o in qualche modo
far sentire un contrasto, una contrapposizione tra quello che fa e quello che non dovrebbe fare. Perché molte delle lezioni, per esempio, della scuola sono online, molti corsi anche extracurricolari possono essere online e uno su quel computer può dire di fare qualsiasi cosa, la qualunque. E quindi la dinamica inizia ad essere un po' più insidiosa e secondo me ad un certo punto, cioè, potrebbero passare anche degli anni prima che qualcuno si possa accorgere che c'è una persona che in qualche modo è chiusa dentro ad una stanza. E io ne parlo perché anche mi è capitato di recente, per un esame che sto seguendo, della letteratura sotto mano di questa nuova modalità di agire nel mondo isolandosi completamente, e i numeri mi hanno lasciata un po' sbigottita, nel senso che è una cosa che effettivamente a livello epidemiologico è molto più presente di quello che pensavo, e chiaramente questi sono dati emersi, poi ci sono anche tutti dei dati sommersi che da qui non potremo mai accedere, ma che possiamo solo immaginare. Ecco che secondo me ereditare anche le riflessioni sistemiche su astinenza, sobrietà e intossicazione in questa chiave che Gregory Bateson chiama di adattamento inverso, dove il problema non è l'intossicazione ma risiede nella sobrietà, ereditare questo tipo di riflessione e tentare di restituirla a questi nuovi tipi di problematiche diventa un po' complicato. E qui, secondo me, bisogna fare quel lavoro di risignificazione che possa permettere di far calare questo tipo di riflessioni su delle problematiche che non hanno magari le premesse di un alcolista, di una persona che usa droghe o un depresso resistente ai farmaci. E sono a volte delle problematiche, questi stati di intossicazione a volte sono esattamente ciò che la società vuole da te, ciò che questa cultura vuole da te e che tu persegui con l'accordo e il consenso delle persone intorno a te. Almeno nell'alcol mi viene da dire c'era un certo limite di dissenso nei confronti della persona che beveva e faceva casino. Quando uno sta al computer 20 ore al giorno e fa qualcosa che per questo mondo lavorativo è molto produttivo, oppure semplicemente sta lì e non dà fastidio, lì la riflessione inizia ad essere un po' più complessa. Quindi, ecco, vorrei con voi rileggere questa teoria sotto questo punto di vista. Ecco, io concluderei la registrazione e...